Beh, il consiglio principale che mi sento di dare è quello di insistere, ecco, di non farsi dire no e soprattutto di usare la propria conoscenza acquisita in maniera autorevole. Abbiamo gli strumenti adesso e quindi è importante non demordere nei propri sforzi. Ci saranno tante porte chiuse, tante persone che forse non capiscono, ma dobbiamo farci forza di questa veramente fondamentale conoscenza acquisita e andare avanti e portare il valore del paziente esperto all'interno di tutte le possibili opportunità che abbiamo.